Un vulcano è una sorta di finestra sull'interno del nostro pianeta, quindi è una manifestazione in superficie di quello che avviene sotto i nostri piedi. E l'attività vulcanica è legata al fatto che il nostro pianeta è caldo, quindi il calore è vita. Draghi sepolti perché sono un po' come delle creature viventi. Il vulcano respira, quindi tu senti l'odore del suo respiro che trasuda dalla terra, la senti muovere e quindi diciamo possiamo associare a una creatura vivente, anche perché c'è una relazione tra chi vive alle falde dei vulcani e il loro vulcano. Quindi c'è un'interazione. Quindi per tutte queste ragioni il vulcano può essere, diciamo, equiparato a una creatura vivente, quindi un drago, perché ovviamente sputa fuoco. Quando eruttano i vulcani ad attività esplosiva, la pericolosità non è soltanto la cenere e quindi eventuali la ricaduta di cenere e i gas tossici, ma i vulcani esplosivi danno uno dei fenomeni più devastanti in assoluto, che sono i flussi piroclastici. È una sorta di soffio mortale fatto di gas e ceneri roventi e velocissime che si muovono come su un cuscinetto d'aria. È un altro volto del fuoco, nel senso che ha 200-300 gradi di temperatura, quindi è rovente. L'eruzione di un super vulcano, cioè vulcani che sono in grado di emettere fino a centinaia di chilometri cubici di gas e polvere nell'atmosfera, vedi Yellowstone, vedi il vulcano Toba in Indonesia per esempio, ecco, quelli possono addirittura potrebbero creare delle estinzioni di massa, perché nel momento in cui 1000-2000 chilometri cubici di ceneri, gas vanno in atmosfera, ovviamente si avrebbe un cambiamento climatico su grande scala. Ogni eccesso partorisce un polso contrario, no? E quindi il vulcano è vero che distrugge, però è anche vero che nel distruggere porta in superficie parecchi elementi chimici fondamentali sotto forma di cenere, quindi di una specie di concime, no? Che sono fondamentali alla Terra per rigenerarsi e per arricchirsi di nuovo. E quindi è vero che distrugge, però poi da queste ceneri rinasce nuova vita.